Valentini entrerà nel particolare, nello specifico, di valorizzare quello che è un patrimonio che oggettivamente questi freni di cultura che attraversano il nostro territorio e che un'amministrazione deve cercare di implementare, deve cercare di sostenere. E questo è lo scopo e l'obiettivo. Anche per recuperare diciamo un patrimonio culturale, un patrimonio che c'è oggettivamente e indubbiamente, ed è particolare, mi ha fatto notare un vostro collega poc'anzi mentre eravamo nell'altra stanza, molto spesso tutto ciò che c'è nel nostro territorio viene notato diciamo storicamente, non vorrei, citando le Normanni, cioè, citando Goethe, citando tanti grandi del passato, da viaggiatori che addirittura vengono e c'è una manifestazione che proprio riguarda Santa Severina e Santa Severina vista dagli inglesi, e proprio per far capire, far comprendere che la storia è passata dal nostro territorio in maniera importante. Numerose sono state le dominazioni, numerose sono state gli elementi di cultura di questo nostro territorio. Crotone ha avuto tanti passaggi, addirittura è stata una delle prime repubbliche giacobine nel secolo scorso, ha avuto la repressione del cardinale Ruffo. La storia qui c'è stata nei vari passaggi, si tratta di cercare di recuperarla, si tratta di ridare consapevolezza di quello che siamo stati e di quello che certamente siamo tutt'oggi. Assessore, adesso a te. Grazie.